Allora, finalmente sono tornata dopo questa lunghissima pausa estiva che stavolta è durata un po' più del previsto. Vi chiedo scusa se vi ho abbandonato un pochino, ma avevo proprio bisogno di rigenerarmi un po' mentalmente e psicologicamente. E in realtà poi sono successe diverse cose che mi hanno impegnato molto, quindi per questo motivo mi sono ritirata un po' in anticipo rispetto agli anni scorsi. Spero di esservi mancata un pochino. Chi mi segue su Instagram avrà visto, insomma, qualcosa che ho pubblicato sia nelle storie che nelle varie fotografie che di solito pubblico e che insomma, mi riguardano. Oggi riprendiamo con una nuova stagione su YouTube e con un tutorial dedicato alla resina, e nello specifico dedicato alla tecnica Petri Dish, che ormai sta spopolando sul web dappertutto, su YouTube, su Instagram ci sono centinaia e centinaia di video dedicati. Anche io ho sperimentato questa tecnica diversi mesi fa, mi è piaciuta molto e ho pensato di proporvela con un video tutorial. Ma di che cosa si tratta? Che cos'è la tecnica Petri Dish? In realtà è una tecnica decorativa che si ottiene utilizzando i coloranti a base di alcol, ovvero gli alcol ink, che vanno, in poche parole, fatti gocciolare nella resina epossidica trasparente, così da creare un effetto astratto, casuale, molto particolare, che è molto simile ad un'esplosione di colori. E, essendo appunto un effetto astratto, non richiede alcun tipo di competenza tecnica, tant'è vero che chiunque può provare a realizzarla senza alcun problema. Quindi anche coloro che non hanno mai utilizzato la resina e ci vogliono provare lo possono fare tranquillamente senza problemi. Per creare questo effetto utilizzeremo la resina epossidica, quindi ne approfitto per utilizzare per la prima volta, quindi per provare questa resina che mi è stata inviata appunto da Resin Pro. È una resina trasparente epossidica composta dal componente A e componente B. E poi utilizzeremo anche gli alcol ink, che saranno appunto i nostri coloranti. Io, come ben sapete, utilizzo sempre questi qui della Pinata, che in altre occasioni avrete visto in altri video. I colori chiaramente che decidete di utilizzare, li scegliete insomma a vostro piacere. Ciò che è indispensabile è il colore bianco, perché il bianco, che avendo un peso differente rispetto agli altri colori perché è più denso, che ci permette di ottenere l'effetto caratteristico di questa tecnica. Quindi io ora vi lascio al filmato e ci vediamo dopo per estrarre le forme dallo stampo e per scoprire che cosa ho combinato. A dopo! Dopo aver scelto gli stampi da utilizzare, preparo la resina aggiungendo in un bicchierino il componente A e il componente B con un rapporto di 100 a 60. Questa resina ha bisogno di essere mescolata per circa 90 secondi, in modo tale che i due componenti si fondano in modo corretto ed ha una lavorabilità di 25 minuti. Una volta pronta faccio colare la resina negli stampi, dopodiché posso divertirmi con la scelta dei colori. Se utilizzate degli stampi piccoli come sto facendo io, vi consiglio di utilizzare un minimo di due colori, un massimo di tre. Se utilizzate invece degli stampi più grandi, potete aggiungerne anche tre o quattro, ma anche cinque o sei, insomma, a seconda della grandezza dello stampo. Più grande è, più colori potete aggiungere. Dopo aver fatto gocciolare i colori potete aggiungere il bianco. Ovviamente fate tutto in modo molto casuale, senza soffermarvi troppo. Dopodiché potete aggiungere altro colore e nuovamente il bianco. Sarà proprio il bianco a creare l'effetto tipico di questa tecnica. In ogni stampo tra un colore e l'altro io ho aggiunto anche del colore metallico, mentre ad una sola creazione ho aggiunto anche dei brillantini. Non sono assolutamente indispensabili, l'ho fatto solamente per renderli più carini e più brillanti.
come lavorate, è molto divertente osservare anche la reazione del colore all'interno della resina. Infatti, come vedete, i colori si muovono e si fondono in automatico tra loro. E, oltre ad essere una molto carina da guardare, io trovo che sia anche molto molto rilassante. Quando saranno pronti, li lasciamo asciugare per circa 24 ore. Eccoci qui, sono trascorse circa 24 ore, quindi siamo pronti per estrarre i nostri ciondoli dallo stampo. Dico ciondoli perché per la maggiore sono ciondoli, a parte il cuore, qui il cuore più grande. Sono asciutte, come vedete, quindi le estraiamo subito. Io sono veramente molto curiosa di scoprire il risultato. Cominciamo con questa. Vediamo, questa è quella. La prima che ho realizzato con il colore viola e fucsia e anche il colore metallico dorato. Non male, ecco, per essere diciamo la prima, non è male. Passiamo alla seconda. Questa l'avevo realizzata con i brillantini e i colori caldi come l'arancio, il giallo e sangria. Guardate qui, molto molto carina anche questa. Poi di solito guardando nei lati, ecco come potete vedere, si può diciamo osservare la reazione che ha insomma il colore all'interno della resina. Come vedete sembra quasi un po' un'esplosione, no? Però devo dire che anche questa è veramente molto molto carina, considerando che queste sono quelle piatte. Adesso estraiamo invece quelle bombate, che di solito hanno sempre un aspetto un po' diverso, non sono proprio uguali, insomma l'effetto cambia un attimino proprio perché sono bombate. Cominciamo con queste due, io le ho fatte apposta dello stesso colore perché la mia idea era quella di creare dei ciondoli per degli orecchini. Guardate questa, cioè secondo me questa tecnica è bellissima non tanto sugli oggetti piatti come questi, ma trovo che sia fantastica invece su quelli bombati. Ecco, questa è veramente meravigliosa, mi piace molto, è venuto molto molto bene, ecco, sinceramente non mi aspettavo venisse così bello. Proviamo il secondo, vediamo. Ecco, come vi dicevo, nonostante io abbia utilizzato gli stessi colori perché volevo creare degli orecchini, comunque l'effetto è veramente molto casuale, insomma, non saranno mai identici. Ed è questa la particolarità, il fatto che ogni creazione è diversa dall'altra. E infatti li vedete, sono completamente diversi. In questo qui, ad esempio, il bianco si è concentrato sulla parte più esterna, mentre qui più al centro, insomma, è mascherato dal colore. Comunque, sono bellissimi entrambi, anche se diversi, e sicuramente diventeranno dei bellissimi orecchini. Passiamo al terzo, questo l'ho fatto con i toni dell'azzurro e del giallo, vediamo. Oddio, bellissimo, anche forse più bello degli altri. Guardate qua che bello, fantastico, mi piace veramente tanto, bellissimo, bellissimo. Anche perché tra l'altro i colori si sono mescolati, il giallo si è mescolato all'azzurro ed è venuto questo bellissimo verde acqua. Molto molto carino, mi piace tantissimo, bellissimo. Vediamo l'ultimo. L'ultimo è quello più grande, anche questo è piatto. Vediamo che cosa ho combinato. Qui ho aggiunto qualche colore in più. Vediamo il risultato. È questo. Eccolo qui, bellissimo. Non male, no? A me piace, piace veramente tanto. Il fucsia si è mescolato al giallo ed è diventato anche un po' arancio. Mi piace insomma questo effetto esplosivo che ha creato il bianco.
e anche questi puntini dorati che ho aggiunto all'interno. Vediamo un po' anche nella parte laterale. Guardate qua, diciamo qui da qui riusciamo a comprendere un po' quello che succede all'interno della resina e riusciamo a vedere anche un po' questo effetto quasi esplosivo, no? Caratteristico di questa tecnica. Bello, devo dire che sono molto molto contenta dei risultati che ho ottenuto. Poi tra le altre cose voglio fare anche delle considerazioni in merito a questa resina, visto che è la prima volta che la utilizzo. Allora, innanzitutto a colpo d'occhio la cosa fantastica è che brilla tanto che è lucida, quindi mi riflette la lampada che ho qui sul tavolo ed sembra quasi uno specchio, guardate qui com'è lucida. Anche in quelli bombati l'effetto è lo stesso, guardate qua quanto è lucida. Proviamo ad avvicinare anche questo, è proprio uno specchio, bellissimo devo dire. E quindi le mie considerazioni sono tutte positive, sono anche rimasta piacevolmente sorpresa perché è una resina che non ha odore, quindi potete lavorare in tutta tranquillità perché non dà assolutamente fastidio. Tra l'altro, mentre la lavoravo mi sono resa conto che non fa bolle, io sono stata lì più di un minuto a girare e rigirare, mi ha fatto qualche bollicina, ma quando l'ho travasata all'interno dello stampo sono sparite tutte completamente. Come avrete visto durante il filmato, io ho passato un po' l'accendino giusto per una forma di precauzione, ma in realtà non è servito praticamente a nulla, perché le bolle erano già sparite tutte. Quindi, che dire, io la approvo in pieno e ve la consiglio perché trovo che sia un prodotto veramente, veramente valido. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Io trovo che l'effetto sia perfettamente riuscito e quindi vi invito a provarci. Tra l'altro vi chiedo di lasciarmi un like se questo video vi è piaciuto e magari di condividere questo video sulle vostre pagine social. Nel frattempo, se avete voglia di lasciarmi un commento, scrivetemi un po' qual è la vostra creazione preferita. Io devo dire la verità, a me piacciono tutte, però sono rimasta particolarmente sorpresa dall'effetto, insomma, delle gocce. Quindi probabilmente queste sono le creazioni che mi sono piaciute di più. Vi ringrazio per la visione, per ora è veramente tutto, noi ci vediamo presto con un nuovissimo video e con la consueta programmazione di tutorial nel mio canale. Vi mando un bacione e ci vediamo presto. Ciao!